Ciao a tutti, andiamo a fare questo pane all'anice. Queste sono le farine, semola di Altamura, la zero della Riper, l'anice, malto, sale ed acqua. Vado a sciogliere nella planetaria la pasta madre che ho portato al raddoppio. Eccola qua, sciolgo con un po' d'acqua, dopodiché aggiungo le farine. Ok. Metto ancora un po' d'acqua e poi vado a far girare la planetaria, mettendo il resto dell'acqua piano piano in questo modo. L'idratazione intorno al 70%. Faccio girare 10 minuti, poi aggiungo malto, sale e anice. No, scusate, l'anice lo metto all'ultimo, alla fine, proprio quando l'impasto è pronto, metto l'anice e faccio ancora girare un altro pochino. Ecco qua, stacco l'impasto. Ok. Ho messo un bel cucchiaio di anice, ma anche di più se volete, se vi piace più. Con più sapore, diciamo. Faccio girare un altro pochino e poi spengo la planetaria. Ecco bene, ho preparato una ciotola oliata con un po' d'olio. Ci metto l'impasto, lo faccio rilassare 10 minuti. Lo giro un pochino e lo lascio 10 minuti. Dopodiché faccio due giri di pieghe direttamente in ciotola, copro tra un giro e l'altro, lascio 30 minuti. Ok, e poi riprenderò l'impasto. Finiti i giri di pieghe, vado a coprire la ciotola con la pellicola e lo lascio lievitare. Lo farò lievitare 4-5 ore, dipende molto dalla temperatura. Ora l'aria è un po' più tiepida e quindi non ci è voluto molto. Poteva stare ancora un altro pochino, è appena quasi raddoppiato, però vado a lavorarlo perché voglio cuocere in serata. Bene, lo metto sul piano di lavoro, ho messo un po' di semola e vado a fare il primo giro di pieghe a 3. Lo allargo delicatamente. L'impasto è molto bello, i puntini neri che vedete è l'anice. Ok, e faccio la classica pieghe a 3. Sigillo senza forzare troppo, eh. Bellissimo l'impasto, sì, molto bello. Si vede che queste farine rendono bene. Adesso non sto facendo pubblicità perché le mie farine le compro, eh. Poi mi piace usare anche altre marche, ma sempre buone. Bene, ora copro questo impasto e lo lascio riposare almeno un'ora. Passata l'ora, faccio un altro giro di pieghe, allargo sempre delicatamente. Ci sono, come vedete, le bolle di gas, belle, molto belle. Faccio attenzione a non romperle, quindi molto delicata così. E questo è l'ultimo giro di pieghe a 3.
Bene, quasi finito. Ora copro di nuovo l'impasto e lo lascio ancora un'ora prima di andare a formare il filone. A dopo. Eccoci qua, ho ripreso l'impasto, ora di nuovo lo allargo delicatamente, vedete quante bolle ci sono, quindi faccio piano piano, faccio attenzione a non romperle e andrò a formare un filone. Ok. Lo piego piano piano, così lo arrotolo delicatamente. Scusate se delle volte mi ripeto con le parole, però doppiando poi il filmato e riprendendo con le dovute pause, magari non mi ricordo quello che ho detto sopra. Beh, sono una regista principiante, eh? Ecco qua. Lo chiudo. Anzi, sono migliorata perché i primi video che ho fatto, non si possono sentire né vedere, musica alta, eccetera. Direi che sono molto migliorata, eh? Piano piano, andrà sempre meglio. Arrotondo un pochino così il pane, lo pirlo un pochino. Molto bello questo filone, sì, bellissimo. Intanto ho preparato un recipiente dove metterlo dentro, non userò la carta forno, metto la solita tovaglietta, guardate che belle bolle, la tovaglietta messa a rovescio, questa è una tovaglietta che uso sempre, che ho comprato in Alto Adige, ci metto la semola di Altamura, vedete che connubio di nord e sud. Farina del sud, farina Rieper dell'Alto Adige, tovaglietta dell'Alto Adige. Speriamo che esce fuori qualcosa di buono. Copro con la semola e poi copro tutto. Io ho acceso la lucetta al forno, però poi la spengo perché tanto comunque la temperatura si è alzata un pochino. Penso con 2 o 3 ore. Sia pronto, sia lievitato bene. A dopo. Ed ecco qua, io direi che è pronto, faccio la prova di dito. Nel frattempo ho acceso il forno. Io ora questo pane lo rigiro e lo rigiro naturalmente così come sta sulla mano e poi lo metto così con la parte superiore sopra. Lo metto su una carta forno, su una teglia con la carta forno, dopodiché lo faccio scivolare sulla teglia che ho nel forno calda. Come vedete ho fatto un taglio, ho messo il pentolino nel forno, dopo all'incirca 20 minuti di cottura tolgo il pentolino. E continuo a cuocere, poi abbasso a 220, non cuocio, non abbasso di meno perché dopo gli ultimi 10 minuti li metto a spiffero e quindi la temperatura si abbassa da sola stando a spiffero. Eccolo qua. Ora lo faccio raffreddare fino a domani mattina. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Questo è il mio pane all'anice. Sì, ne potevo mettere ancora un pochino di più di anice. Il profumo già da ieri sera aveva invaso la casa, il profumo di anice. Io direi che va bene, no? Che ne dite? Sono gli alveoli giusti, è bello, ancora croccante. Pensate, è stata tutta la notte, l'ho lasciato fuori all'aperto e ancora un po' scrocchiarello. Bene, amici. E vi saluto a tutti, una buona Pasqua e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!